Allora, la seduta può aprirsi con un totale di 15 presenti, ci sono 9 assenti di cui uno giustificato più la Presidente. Silenziamo. Allora, ho qui davanti a me, prima di aprire, una richiesta che è stata depositata dai consiglieri Cerconi e non leggo quei nomi, da tutti praticamente, da Cardone e da Ciancio credo. Si richiede un minuto di silenzio per ricordare e commemorare la morte di Alice Galli, deceduta a 16 anni dopo essere stata investita, e si ricorda che oggi alle ore 10 ci saranno i funerali. Quindi io mi sento assolutamente di accogliere questa richiesta e quindi ci alziamo per un minuto di silenzio. Devo anche dire che mi è stata fatta espressa richiesta. No, no, va bene. Come volete. No, ok. Va bene. Allora. Se non ci sono segnalazioni, avevo capito che c'era una richiesta di intervento, ma possiamo procedere quindi con l'ordine dei lavori. E gli scrutatori di oggi saranno i consiglieri De Chiara, Tripputi e consigliere Ciancio.
primo punto all'ordine dei lavori di oggi c'è la proposta di risoluzione dell'iniziativa dei consiglieri Tributi, Pompei, De Chiara, D'Avviso, Zito, Di Candiglione e Ariano, avendo oggetto dell'imitazione con segnaletica orizzontale del tastallo per attività commerciali su area pubblica a rotazione e fissa. E lascio la parola al relatore, consigliera Tripuni. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, questa proposta scaturisce da una serie di commissioni che abbiamo fatto ascoltando i presidenti dei mercati. E la maggior parte denunciavano appunto questa assenza di stalli nel perimetro esterno dei mercati. E c'è un grande numero di postazioni autorizzate e non intorno al perimetro, ai perimetri mercatali. E questo comunque causa intralcio, confusione, compromette il decoro intorno al mercato. E assistiamo quotidianamente ad esposizioni di merci senza rispetto di alcuna regola, quindi maggiore occupazione di suolo pubblico, impieghi di tende legati a pali, cassonetti, quindi diciamo che non si rispettano assolutamente le normative vigenti. La delimitazione di queste aree è previsto dall'articolo 13 della 35 del 2006, ancora vigente, e quindi quello che noi chiediamo è di realizzare appunto queste delimitazioni, proprio perché facilitiamo allo stesso tempo anche l'operato della polizia locale, perché avendo queste delimitazioni è evidente che chi sta fuori da questi stalli sono abusivi, sono fuori regola. Secondo me e secondo anche tutta la Commissione, perché in quelle occasioni anche l'opposizione ha condiviso questa soluzione, anche perché, voglio dire, come ho detto prima, è prevista. Infatti non riesco a capire come mai fino adesso non è mai stato fatto, visto che comunque è previsto dalla normativa. E quello che noi chiediamo come Commissione, ma non siamo riusciti ad avere diciamo la condivisione totale nelle firme appunto dell'atto, chiediamo appunto che vengano realizzate al più presto possibile. È evidente che questo poi sta ai tecnici studiare la fattibilità, cioè come verranno fatte, eccetera. È una cosa molto importante, perché così si riesce a mettere un po' di ordine in queste aree mercatali, in modo che quelli che stanno fuori, è evidente che verranno poi i famosi trasgressori, verranno poi sanzionati. Grazie. Ci sono interventi? No. Allora, se non ci sono interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Ci sono consigliere Ciancio e poi la consigliere. Bene, grazie Presidente, grazie consiglieri. Naturalmente la posizione del PD in merito al voto in aula continua rispetto al già comunicato avvenuto attraverso la richiesta della situazione inerente la giunta di questo municipio, che non è garantita la parità di genere, per cui per noi dall'inizio di questa situazione è diventato impossibile votare qualsiasi atto. Quindi il gruppo ha scritto per ben due volte al direttore segretario generale in merito alla composizione, che riteniamo debba essere garantita secondo i parametri dello statuto di Roma Capitale.
proprio in previsione pure degli ultimi vicende in cui si sta per cambiare, ritenevamo opportuno che l'adeguamento dovesse avvenire prima e quindi tutti gli atti approvati potrebbero essere nella situazione di illegittimità. Grazie. Pertanto il PD, pur presente in aula, non partecipa al voto. Grazie. Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliera Cerconi? La Presidente, ovviamente Fratelli d'Italia aveva segnalato questa necessità durante diverse interrogazioni che erano state presentate e avevamo appunto segnalato come si poteva iniziare ad ovviare al problema del passaggio sugli assi viari principali. Ovvio che la domanda che sorge spontanea, e qualcuno me l'ha chiesto, dice: beh, ora che fanno le delimitazioni per terra vuol dire che nel prossimo anno resteranno lì su via Tuscolana, perché effettivamente è un po' in contraddizione quello che oggi stiamo votando con quello che dovrà essere tra qualche mese, e questo è quanto mi hanno chiesto diversi commercianti. Ovviamente noi questo lo voteremo, perché anche una delle proposte che aveva avanzato Fratelli d'Italia l'aveva avanzata in diversi consigli durante diverse interrogazioni e quindi non possiamo che essere favorevoli. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Cantigliota. Grazie Presidente. Niente, ricordo che questi sono gli stalli per le aree mercatali, come scritto da risoluzione, quindi non, per il momento non riguarda altre tipologie. Pertanto invito insomma anche a leggere il discorso sulle varie opportunità, che forse non si è capito. Allora, è un intervento di votazione, Presidente. Per questo, ma non può intervenire, perché mi scusi, sto facendo una dichiarazione, se è mi richiama lei, mi scusi. Allora, per questo motivo, riguardando l'area mercatali, il Movimento 5 Stelle è favorevole. Grazie. Non credo ci siano altre dichiarazioni, vedo che tanto il consigliere Toti non è presente oggi, quindi passerei subito al voto. Favorevoli. Contrari. Astenuti. No, non partecipo. Sì, l'atto viene approvato con 16 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, e ci sono due consiglieri che non partecipano al voto, Ciancio e Stelitano. Ora al secondo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Pompei, Candigliota, Tripputi, Alabiso, De Chiara, Ariano e Zitoli, avente ad oggetto riqualificazione mercati rionali, mercato dei Colli Albani. Lascio la parola al relatore, consigliere Pompei. Grazie Presidente. Allora, nel corso delle varie audizioni che abbiamo fatto dei rappresentanti dei mercati è emersa la necessità di regolarizzare diverse situazioni che ancora si trascinavano nel tempo. Tutto sommato poi più che altro regolarizzarle, nel senso di far transitare quelli che erano mercati su strada semplicemente tollerati dall'amministrazione comunale a mercati a palatatici attrezzati, cioè mercati regolamentati dotati di tutti i servizi necessari. Tra quelli che potevano essere regolarizzati con una certa velocità e celerità c'è appunto il mercato dei Colli Albani, in quanto il mercato stesso giace su un plateatico che praticamente è la divisione dei due rami di via di Castel Gandolfo, è dotato della dorsale fognaria e della dorsale idrica, è dotato di servizi igienici dall'ingresso alla fine, per cui sembrerebbero pochi gli interventi da realizzare per renderlo plateatico attrezzato. Oltretutto l'area è comunque, essendo sede stradale, è già in carico al municipio,
e peraltro tutta l'area dell'Arco dei Castelli Romani sembrerebbe come posso dire, essere stata acquisita per un esproprio, però ecco, i nostri accertamenti non sono andati oltre, da parte dell'amministrazione comunale, che appunto in virtù di questo esproprio ha completato l'ampio parcheggio oramai visibile a tutti. La mozione, cioè la risoluzione appunto sollecita l'assessorato, la giunta, ad attivarsi per quanto possibile per definire questa situazione. Potrebbe esserci, si suggeriva anche, qualora una parte del mercato in virtù di questa esproprio fosse, una piccola parte fosse non ancora di proprietà comunale, il ricorso a un'eventuale espropriazione acquisitiva che serve un procedimento amministrativo piuttosto celere. Grazie Presidente. Ci sono interventi? Consigliera Cerquani. Presidente, ovviamente la tematica del mercato di Colli Albani è una tematica che una questione che Fratelli d'Italia aveva più volte segnalato, aveva più volte portato e aveva partecipato a diverse commissioni. In una commissione ricordo che era stato detto che in realtà non era possibile attrezzare il plateatico perché c'erano dei problemi, che forse doveva essere spostato, sicuramente il consigliere mi ha preceduto se lo ricorda, e effettivamente invece nell'area di Colli Albani ci sono tutti gli elementi affinché quel mercato possa diventare un mercato rionale a tutti gli effetti, cioè un mercato in sede propria. Voglio segnalare un'altra piccola questione, le aree circostanti. Perché? Perché la riqualificazione di un mercato, di una zona, passa per tutto un quadrante. Nelle scorse interrogazioni avevamo chiesto e avevamo segnalato l'area che si trova davanti al mercato, angolo Col Felice, che è un'area sì privata ma ormai abbandonata a se stessa e che è divenuta una discarica. Abbiamo segnalato, e sono qui di nuovo a segnalare, gli atti di vandalismo che riguardano il parco che viene curato volontariamente dai cittadini. Ci sono una serie di elementi per cui effettivamente sia la riqualificazione del mercato sia un intervento importante del municipio e di controllo da parte delle forze dell'ordine possono ridare vita a una porzione di quartiere che è quella dei Colli Albani. Ovviamente il mercato è una priorità. Quindi ben venga questa risoluzione, ben vengano gli impegni che sono stati chiesti all'assessore e alla presidente. Quello che insomma chiediamo, visto che vediamo l'assessore qui in aula, è tempi certi, perché tempi certi significano anche certezze per gli operatori che su quel mercato hanno investito non solo soldi, ma hanno investito gran parte della loro vita. Quindi noi ci auguriamo che questa venga fatta nel minor tempo possibile e che le problematiche inerenti tutta l'area siano prese in considerazione da questo Consiglio per essere risolte. Grazie. Altri interventi? Consigliere Stelitano. Grazie Presidente. Sì, io in questo argomento l'ho visto in commissione l'altra settimana e non sono contrario a affrontare il problema in questione. Io sollevavo il problema che ci sono delle priorità, caro Presidente, assessori, colleghi consiglieri, le priorità che partono di Piazza dei Tribuni, di Quarto Miglio, di Statuario che non c'ha il mercato, e perciò quel mercato invece di Colli Albani mi sembra che bene o male è meno peggio. Questo non significa che non si deve intervenire, significa che qui dobbiamo guardare le priorità e soprattutto vedere le cose che non vanno in un complessivo argomento. Magari sarebbe
da guardarle tutte insieme e decidere, interveniamo su A, B e C guardando le priorità naturalmente. Però ecco, la cosa che ci tengo che venga sottolineato, che andare a questo documento secondo me è fumo negli occhi. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, tu sei l'ultimo. Sì. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti. Sì, non possiamo non essere d'accordo su questa risoluzione. È chiaro che ci sono altri mercati nel municipio, io penso anche al mercato di Via Orvieto, che purtroppo, sul quale erano stati già indicati dei finanziamenti, purtroppo non è andato il discorso a buon fine, anche quel mercato si trova, io spero che ci sia un'attenzione particolare a tutti i mercati del municipio. Io voglio ricordare che proprio la zona dell'area dei Colli Albani e il municipio e anche il parcheggio prospiciente, penso di ricordare insieme con l'amico Domenico Carlone, lì addirittura nel tempo indicammo per il trasferimento del mercato di Via Sania, ricordi? È un'area importante, l'area del complessiva. Però voglio dire, se ricorriamo a una specifica procedura di acquisizione sanante è positivo, sistemiamo questo mercato, però pensiamo che ci deve essere anche un'indicazione positiva da parte della Giunta Comunale per darci tutto quello che necessita per sanare anche gli altri mercati del municipio, perché tantissimi si trovano purtroppo in condizioni difficili. Ci sono altri interventi? Allora, prima il consigliere Candigliota, poi la consigliera Tripputi. Grazie Presidente. Allora, quest'atto è un atto che noi abbiamo cominciato a vedere sin da quando ci siamo insediati. Abbiamo cominciato a vagliare tutte questo tipo di problematiche. Ricordo che non ce ne sono, non c'è solo Colli Albani. Colli Albani è un primo passo, perché ricordo che è quello più adatto, idoneo, dal momento che ha una dorsale centrale, quindi già ci sono parte dei servizi. È ovvio che il nostro intento è di lavorare anche su altre problematiche, questo è indubbio. Ricordo ad esempio anche Via Orvieto ha determinate problematiche, quindi che vanno affrontate, perché dobbiamo dare un segno importante su questo. Piazza io adesso mi viene detto Piazza dei Tribuni. Piazza dei Tribuni è una situazione molto grave lasciata nel tempo e ci sono delle grandi criticità. Non è possibile lavorarci da subito, perché ci sono tante criticità che vanno anche vagliate, a partire anche dalla proprietà stessa, perché ricordo che non è di nostra proprietà ma fa parte di una società. Detto questo, quindi bisognerebbe andare nel dettaglio e vederla bene. Ovvio che ho letto che in passato ci sono state tante commissioni proprio su questo argomento e non si è mai portato un risultato a casa, ma neanche un primo passo. Leggendo dai verbali poi ci si rende conto della situazione. Detto questo, capisco le varie problematiche, però se devo ragionare sotto questo profilo, se questo è un atto che invece è molto importante, però se l'opposizione ritiene che questa sia fumo negli occhi, gli atti fino adesso prodotti da loro nel passato sono solo fumo. Grazie. Consigliera Tripputi. Grazie Presidente. Volevo intanto stigmatizzare un punto. Con gli Albani non è una priorità,
Diciamo che è una situazione che si è presentata durante i sopralluoghi e in commissione, la quale aveva già dei presupposti per poter arrivare comunque ad un avvio di un procedimento. Tant'è che noi sulla risoluzione abbiamo scritto che vengano nel risolve vengano individuate le ulteriori esigenze regolamentari e strutturali minime previste dalla normativa vigente affinché sia possibile attribuire al mercato dei Cogli Albani lo status di plateatico attrezzato. Quindi cosa significa? Noi adesso stiamo avviando un procedimento, poi ci saranno degli studi per vedere se effettivamente questa cosa si può fare, se è fattibile. Noi intanto dai nostri studi abbiamo quasi la certezza che comunque questa cosa possa andare a buon fine. Altro punto, venga effettuata una stima dei costi necessari per la realizzazione delle opere strutturali di competenza comunale e precisati gli adempimenti amministrativi di competenza degli esercenti la vendita. Quindi cosa significa? Noi a tutt'oggi non sappiamo quanto può costare questa conversione. Noi abbiamo, ripeto, come ho detto prima, noi stiamo solamente avviando un procedimento. Quindi poi saranno gli uffici preposti, gli uffici competenti, l'assessore, che approfondiranno poi questi studi e vedere come sarà fattibile questa procedura. E il discorso di Piazza dei Tribuni, a me dispiace che ogni tanto si mette questa spina nel fianco, perché è una spina nel fianco effettivamente. Noi abbiamo, io personalmente sono andata a fare i sopralluoghi a quel mercato e devo dire che questi operatori mercatali negli anni, non da adesso, negli anni, sono stati abbandonati a se stessi. E dai verbali che ho letto, effettivamente, si è trattato questo argomento, si è trattato più e più volte, perché ne ho letti parecchi di verbali, però si è solo parlato, non si è cominciato neanche a fare uno studio per arrivare comunque a trovare perlomeno un'apertura, una via da percorrere. E questo mi dispiace, perché purtroppo quel mercato versa veramente in condizioni molto molto difficoltose e molto particolari. Ricordo anche che ci sono delle strutture un po' fatiscenti, eccetera, quindi questo era un problema che andava risolto già un bel po' di anni prima, perché io so che ci sono delle vicende che cominciarono già negli anni 90, quindi non stiamo parlando di una situazione attuale, ok? Con gli Albani per noi è stata... dai nostri studi ci è sembrata, diciamo, un mercato più semplice, diciamo, da risolvere. Non, perché dovevamo aspettare? La priorità. Intanto risolviamo le cose più facili da portare avanti. Certo, stiamo portando avanti anche diciamo, i mercati che comunque hanno delle grosse difficoltà, perché vengono tutti vagliati e ne abbiamo parlato in commissione, abbiamo audito tutti i presidenti dei mercati proprio per capire e avere contezza delle varie problematiche e di quale strade possiamo percorrere. Cogli Albani è stato, diciamo, è stato il mercato che ci ha dato la possibilità di trovare subito una strada, quindi non vedo perché dovevamo metterlo in fondo alla lista proprio perché non aveva grossi problemi. Intanto diamo un impulso a un mercato per cominciare ad operare in maniera, diciamo, anche un po' più vigorosa, anche perché, come stava dicendo la consigliera prima, è vero, bisogna riqualificare l'area, è giusto, però cominciamo da un punto, se mai avviamo il procedimento e mai arriveremo a Dama. Grazie. Bene, allora ci sono altri interventi, perché io lo sto chiedendo perché vedo che c'è la volontà di rispondere sia del relatore che dell'assessore, che però dovranno essere gli ultimi da regolamento, quindi lascio la parola prima al consigliere Carlone. Grazie, buongiorno. Sembra che, insomma, qualche cosa si sta cominciando a muovere. Nelle commissioni, come voi, molti appartenenti alla commissione commercio, alla seconda commissione,
stanno cogliendo qualche consiglio che veramente lo dico e lo ripeto sempre, cominciamo a fare qualcosa, perché il cittadino non chiede altro che qualche cosa che si faccia per la cittadinanza. Nella zona, io posso parlare solo del territorio dell'ex Nono, ci sono mercati completamente in stato di abbandono e senza controllo alcuno, quindi ognuno fa ciò che vuole. I controlli che si facevano tempo fa, ad esempio via Sannio, si sono persi per la strada. Oggi via Sannio è una bomba che potrebbe scoppiare da un momento all'altro, ma non scoppia mai, quello è il problema. Potrebbe scoppiare, ma non scoppia mai. Sono anni e anni che si parla della copertura di via Sannio, che è pericolosa, che ci sono le ordinanze dei vigili del fuoco. Non si è fatto mai niente, eppure ho controllato per circa 3 anni via Sannio, abbiamo tenuto tutta la parte esterna sempre in ordine. Poi è scoppiato tutto perché i controlli purtroppo mancano, perché poi ci vuole l'esercito per controllare questi mercati, non quello di Collalbani, perché quello Collalbani è stato sempre un mercato molto tranquillo. Forse meriterebbero un'attenzione di più, perché giustamente si sono sempre mantenuti, anzi dal trasferimento di via Genzano, perché il trasferimento di via Genzano l'abbiamo fatto facendo le notti naturalmente, spostando i vari banchi dall'altra parte. Quindi vediamo, poniamo più attenzione, quello che io sempre grido come stato di allarme: togliamo via Verbania, un banco, 2 banchi, ma che ci sta a fare? Largo Gregorovius, ma che cosa ci sta facendo pure quelli 2 o 3 banchi? Cioè, quelli non sono più considerati mercati, per cui o vanno collocati nell'interno di altri mercati, ma se toglie perché meno di 15 postazioni non è considerato più un mercato. Quindi questi sono i controlli che si chiede di dover fare, sono piccole cose che potrebbero dare poi man mano dei grandi risultati. Questo è quello che chiedo giornalmente, lo chiedo in mie parole, che sono parole un po' così dette alla Carlona, perché mi chiamo Carlone, quindi voglio pregarvi di, ecco, concretizzare qualche cosa da poter dire al cittadino: guardate, oggi è stato fatto questo, con la collaborazione dell'opposizione e la maggioranza che oggi governa. Grazie. Grazie consigliere. Allora, se ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, a fine discussione posso di nuovo lasciare la parola al relatore e poi all'assessore in chiusura. Consigliere Pompei. Grazie Presidente. No, io ecco, faccio una riflessione che valga un po' per tutti noi. Cioè, dare al nostro lavoro, alle risoluzioni, alle mozioni, alle interrogazioni che presentiamo, un taglio operativo. Non so se riesco a essere chiaro. È vero, prendo proprio lo spunto dall'argomento in discussione. È vero, ne avevamo parlato in commissione dei Colli Albani, però a un certo punto non è mai emersa la cosa fondamentale che ci ha detto per caso il presidente del mercato, dicendo: ma io già il banco vicino del pesce per me c'ha lo scarico fognario, perché sennò non potrebbe aprire, io ho il bagno, cazzarola, ma allora come stanno effettivamente le cose? E allora la prima cosa da fare è andare a vedere lo stato dell'arte. Non sempre gli uffici sono molto, come posso dire, sì, ci danno le informazioni, ma non sempre ci danno quel qualcosa di più che poi ci serve. In questo caso invece abbiamo trovato nell'ex Nono dei tecnici molto bravi che, quando siamo andati a chiedere, hanno tirato fuori le carte, ci hanno fatto vedere i disegni dell'intervento fatto nel 2010, se non sbaglio, e lì abbiamo avuto, a parte la conferma delle parole del presidente del mercato, dove a un certo punto risultava la dorsale idrica e fognaria risultava fatta. Quindi questo già cambia notevolmente lo stato della situazione, a differenza di altri mercati dove, mancando questa, cioè per esempio si è parlato di un altro mercato, ma lì la dorsale è molto più difficile farla, cioè è da fare, è da realizzare, quindi è una cosa molto, molto più complessa.
questo operativamente, da quello, adesso non voglio rubare il mestiere poi ai tecnici che sanno ben loro quello che devono fare, ma bastano pochissimi interventi da quello che risulta, perché anche i bagni già predisposti e mai presi in carico ed attivati all'inizio e alla fine del mercato. Quindi ecco, la riflessione che volevo fare a conclusione era un po' a tutti quanti noi, era comune. Quando affrontiamo un argomento, magari facendoci aiutare dagli uffici, diamogli un taglio operativo, nel senso facciamo quegli accenti, poi qui daremo un indirizzo politico. E tu penso di aver detto quello che dovevo dire, ringrazio il consigliere Carlone per i suggerimenti e invito poi l'opposizione a farci presente questi casi, perché a un certo punto non c'è nessun problema a prendere in esame le singole situazioni. La ringrazio, ho finito. Allora, lascerei la parola a questo punto all'assessore per il suo intervento finale. Grazie Presidente, gentili consiglieri. Finalmente riusciamo a portare in discussione uno degli argomenti più importanti della nostra campagna elettorale, quello che anche i cittadini stessi hanno richiesto, la rivalutazione dei vari mercati. Iniziamo dal mercato di Colli Albani non perché ci siano delle priorità particolari, ma come è stato detto, e so che anche in passato, nelle scorse legislature, sia quella precedente che nell'altra ancora, si erano fatti dei sopralluoghi con visite di sindaco, e assessori precedenti e consiglieri capitolini, invitando a seguire, ma soprattutto esponendo il fatto, l'interesse, e investendo anche dei soldi per la riqualificazione e ristrutturazione del mercato. Noi invece abbiamo preso il toro per le corna, incominciamo da Colli Albani, come diceva appunto il consigliere Pompei, soprattutto perché abbiamo scoperto che dei lavori già esistono sotto il plateatico e che quindi agevolerebbe anche il mercato stesso. Ricordo inoltre che i tempi stringono e che la Bolkestein è alle porte. Tutti quei mercati che sono in sede impropria e al di sotto delle 15 postazioni, dal 1 gennaio 2009 sarebbero tutti abusivi e entro i 15 giorni successivi dovrebbero smantellare ogni postazione. A fronte di questo, il nostro impegno è quello invece di rivalutarli e di fare in modo che si arrivi nel più breve tempo possibile a dare dei plateatici attrezzati su questi mercati, vedi via Orvieto, altri invece verranno sicuramente dismessi e integrati all'interno di questi che andremo a ristrutturare, e onde per cui Colli Albani è tra quelli che noi diamo la priorità perché ci porta meno tempo per poterlo portare a termine. Ricordo inoltre che ci sono alcuni mercati, anche se con plateatici attrezzati o sede propria, vedi Quarto Miglio o Piscina di Torre Spaccata, che invece oltre a essere riqualificati vanno del tutto ristrutturati, ma ristrutturati e reinventati su quello che deve essere poi fatto all'interno del mercato, perché Quarto Miglio nasce in un'area dove è densamente popolata, ma va rivista proprio la concezione del mercato stesso. Quindi stiamo prendendo in considerazione delle nuove idee, come rivalutarlo non solo come semplice mercato, ma anche come disponibilità di servizi per la gente, per la cittadinanza e, perché no, anche postazioni inerenti agli uffici municipali. Quindi a fronte di questo vi dico che il nostro impegno è massimo per la ristrutturazione dei mercati, e vedrete nei prossimi giorni ci saranno anche, vi porterò a conoscenza, ci saranno gli investimenti effettivi per altri nostri mercati del territorio molto importanti, tra cui uno di questi sarà il mercato Metronio. Inoltre, per quanto riguarda Via Sannio, abbiamo chiesto dei fondi nuovamente per
lo smottamento delle tettoie, perché sono ormai pericolanti, da anni lo dicono, e deve essere rimossa tutta la tettoia, ma stiamo anche facendo in modo di trovare un posto per ricollocarlo, perché essendo vicino le mura ormai si sono pronunciati tutti che il mercato da lì non può rispettare, non può essere di nuovo, anche se è ristrutturato, non può essere collocato nuovamente nello stesso posto e con gli stessi spazi in cui si trova oggi. Detto questo, invito anche le opposizioni, che mi spiace che non votano solo perché per presa di posizione riguardo a quello che è stato detto, che la giunta non è legittima. Secondo la legge del Rio, faccio un piccolo cappello, che prevede che il 50 può essere fatto il 50% delle persone, quindi uomini o donne, dovrebbe essere formata così, ma se ciò non fosse, se così non fosse realizzato, può essere giustificato con delle note, così come ha fatto la Presidente, e quindi può essere resa legittima. Aspettiamo le note del segretariato, come diceva prima il consigliere Ciancio, ma sicuramente avremo una nota positiva e quindi sulla continuità e la legittimità della Giunta. Inoltre vi posso anche dire che la scorsa consigliatura c'era la Presidente, e poteva essere chiesto direttamente a lei anziché fare delle premesse che poi non portano a nulla ad oggi. Quindi vi invito nuovamente nella prossima consigliatura di farglielo presente e di dirlo direttamente alla Presidente, così una volta per tutte viene chiarita qual è la posizione. Ritornando ai mercati, vi invito nuovamente anche in Commissione a dare il vostro supporto, perché comunque è un interesse dei cittadini rivalutarlo, è il nostro interesse, ma soprattutto sia dalla parte politica, chi governa, dell'opposizione, ma soprattutto per rivalutare il commercio su strada dei mercati e quindi dare anche uno sviluppo al nostro territorio. Io vi ringrazio e per il momento è tutto. Grazie. Bene. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci, allora, consigliere Ciancio prima e consigliere Carlone poi. Grazie Presidente, grazie Assessore, grazie alla consigliera Triputi, che ringrazio per questo lavoro che sta facendo. Io naturalmente ho apprezzato l'Assessore in qualche riunione con alcuni mercatari del quadrante ex nono, però so di sembrare ripetitivo nel dire che il PD non vota atti in cui si impegna una giunta o un assessore che secondo lo statuto attuale non può ricoprire detto incarico. Del resto, se non fosse così, non si capisce perché il gruppo Movimento 5 Stelle intende cambiare gli stessi articoli che regolano la composizione della giunta. Noi possiamo fare la dichiarazione di voto, per favore? Sto motivando una dichiarazione di voto. Una dichiarazione di voto dispiaciuta. L'assessore l'ha praticamente messo all'ordine del giorno. Mi perdoni, io devo giustificare con grande rammarico che il PD non può votare dove si impegna un assessore che, come diceva, se la Bolkestein dice che tanti sono abusivi, anche lo statuto di Roma detta e regola in base allo statuto, che anche se c'è una legge dello Stato, ricordiamo che i regolamenti e gli statuti degli enti locali vanno rispettati prius. Pertanto, ripeto, noi ci cauteliamo nei confronti dell'assessore che vorremmo che avesse piena legittimità, ma non l'assessore che sta qua, potrebbe essere un altro, perché questa situazione si rimarca proprio in questo municipio dove non è stata rispettata la parità di genere che diceva l'assessore. Proprio per questo non capisco oltremodo perché non si è fatto prima. Si è visto che
cioè si conosceva lo statuto. Per favore, possiamo parlare dell'argomento mercato, dell'argomento statuto? C'è domani un'espressione di parere e vorrei precisare che non è solo questa giunta ad avere questa composizione, ma la giunta del municipio secondo. Va benissimo. Presieduta da Francesca Del Bello. Proprio PD. Quindi adesso vediamo di andare avanti su cose serie. Non mi fa parlare. No, io la interrompo. Scusi, sono ancora presidente o non lo sono? Allora lei è pregato di attenersi. Lei è pregato di attenersi alla dichiarazione di voto su un atto sui mercati. Si vuole attenere oppure vogliamo andare avanti? Per quanto riguarda la risoluzione sui mercati, il motivo e quindi la preoccupazione che il nostro gruppo ha è legata a questo essenzialmente. Ci sono stati atti in cui all'inizio, cioè naturalmente vanno al di sopra, per cui ecco che la preoccupazione di atti illegittimi. Gli atti illegittimi sono quando vengono formulati da chi non ha potere per deliberarli. E siccome noi impegniamo la Presidente e la Giunta, nella Giunta c'è una composizione che non è congruente allo Statuto. Non lo dico più, e mi perdoni Presidente, anche per quei municipi che non rispettano va bene la stessa norma. Noi abbiamo mandato due lettere. Mi scusi, sta ripetendo ad ogni dichiarazione di voto la stessa cosa. Perché ogni volta io lo ripeta, però lo ripete in un secondo. Ogni volta che voto devo dire questa roba. Benissimo, benissimo. Questa volta purtroppo la finite? La finite? La finite tutti? Altrimenti si metteva d'accordo prima, no? Immagino che veramente è un atteggiamento allucinante da show. Me lo faccia dire. Allora io vorrei che si esprimesse il voto in merito alle richieste. Se lei non partecipa al voto, lo dice, l'ha già spiegato. Tutto il resto che non è di pertinenza degli atti di oggi si discute nella commissione competente. Presidente, lei ha ragione, però dato lei che non le ho dato il permesso di parlare. Ha parlato di questo argomento e non l'ha detto. Lei non le ho dato il permesso, ma le risulta che le ho dato il permesso di parlare. Richiamo regolamento 56, mi scusi. Ma le risulta che le ho dato il permesso. Non intromettersi, no? Presidente, mi scusi, richiama regolamento numero 56. No, ma non c'è bisogno di richiamare il regolamento, penso che i fatti parlino da soli. Io penso che i fatti parlino da soli e i cittadini non siano sciocchi e nessuno è sciocco qui dentro. I fatti parlano da soli, quindi per favore evitiamo rispetto per l'aula dove siamo e per le istituzioni che rappresentiamo, per favore. Benissimo, lei è stato molto chiaro, ci è molto piaciuto il suo intervento, è molto chiaro e chiarificatore, grazie mille. Adesso invece vorrei cose serie, ci sono dichiarazioni di voto? Altre dichiarazioni di voto? Mi sembra che c'era la sua, consigliere Carlone. Onde stemperare un po' questo clima. Consigliere Seritano, per favore. Allora, per ribadire quello che ho detto poc'anzi, voglio portare un piccolo esempio, perché molte volte osservo, sono tre minuti, è vero? In tre minuti finisco tranquillamente. Osservo determinate cose. Mi trovavo in metropolitana l'altro giorno, un ragazzo con il dado, quello che fare i colori, girava, faceva. Tutto a botto, vedo che questo diventa tutto i colori, da una parte i colori dall'altra, ho detto ammazza, questo è proprio bravissimo. Quindi questo esempio lo voglio fare proprio per dire, sempre ribadire quello che ho detto prima, tassello per tassello cerchiamo di risolvere qualche problema. Se noi riuscissimo naturalmente a fine consiliature, sperando che ci si arrivi, di mettere qualche tassello, non tutte e sei le facciate, ma quantomeno due facciate, abbiamo già fatto un risultato grandissimo. Quindi non possiamo che essere, almeno come Fratelli d'Italia, oggi faccio la mia dichiarazione come Fratelli d'Italia, io in genere non lo dico mai perché mi confondo, e siamo favorevolissimi a che si cominci a fare
questo tipo di discorso, che si porti a termine quantomeno diciamo parte per parte, si riesce a concretizzare qualche cosa. Ce lo auguriamo come Fratelli d'Italia e speriamo che tutto questo possa andare avanti nel discorso. Grazie. Ci sono... Benissimo, consigliere Toti. Sì, io voglio dire che anche noi come Alternativa Popolare siamo d'accordo rispetto a questa risoluzione. Rivalutare il commercio di strada, come diceva l'assessore, per noi deve essere una volontà reale che poi si tramuta e si trasforma con atti reali, voglio dire, e con soldini in poi realtà. E voglio dire questo per dire che chiaramente sul mercato dei Colli Albani e sulla sistemazione di tutta l'area noi siamo assolutamente d'accordo, però ecco, come ha detto il consigliere che mi ha preceduto, con Via Sannio, che se ci fosse un incendio a Via Sannio, realmente noi stiamo come stavamo 20 anni fa, con le tettoie di plastica, e lì veramente sarebbe una situazione disastrosa. E ugualmente il mercato di Via Oviedo, il mercato di Via Oviedo che già ha avuto finanziamenti, io spero che su questo ci si accenda una luce forte da parte di questa amministrazione, perché anche il mercato di Via Oviedo è un mercato che già da tempo richiedeva una sistemazione e che purtroppo non è mai arrivata. E poi ecco, quella piccola sistemazione comunque in altri mercati di Gregorovius e Verbania, perché veramente sia via Gregorovius che a piazza Gregorovius che via Verbania veramente stanno in una situazione disdicevole proprio per questa presenza di questi banchi che senz'altro dovrebbero essere trasferiti. Perciò voglio dire, se c'è questa reale volontà, noi condividiamo questa rivalutazione del commercio su strada, perciò anche se è un primo passo questo della riqualificazione, che noi pensiamo avvenga nel più breve tempo possibile, noi chiaramente rispetto a questo voteremo favorevolmente. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, sorvoliamo tutte le varie discussioni che non ci interessano, perché alla fine sono solo fantomime dottrinate, pappardellate, diciamo così. E noi quello che chiediamo è, diciamo, un primo passo, ed è fondamentale iniziare un iter che poi vada a coinvolgere anche altre realtà come quelle del mercato di Colli Albani. E vogliamo creare qualcosa, dato che non si è mai fatto niente, purtroppo questo è un dato di fatto, e per volontà o meno non ci interessa. Fatto sta che noi per questo motivo siamo favorevoli e ringraziamo la giunta tutta, anche se qualcuno la ritiene illegittima, a lavorare su questo tema. Grazie. Bene, passiamo a questo punto alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, l'atto viene approvato con 17 voti favorevoli, nessun contrario e nessuno astenuto, 4 persone pur presenti in aula non partecipano al voto e sono i consiglieri Seritano, Ciancio, Biondo e Gugliotta.
Passiamo al prossimo punto all'ordine dei lavori di oggi. Sì, da calendarizzazione avevamo un atto che è stato nel frattempo ritirato, quindi passiamo, penso che tutti i consiglieri abbiano ricevuto la comunicazione della segreteria, passiamo quindi all'atto successivo. Ed è la proposta di risoluzione di iniziativa dei consiglieri, è arrivata ieri la mail a tutti, credo, proposta di risoluzione di iniziativa dei consiglieri Guido Giannone, Principato, Lazzari, Tosatti e La Zazzera, avente ad oggetto ricerca fondi e avvio lavori di messa in sicurezza e apertura a strutture della Biblioteca Raffaello. Allora, è stata consegnata qui, mi dispiace purtroppo proprio mentre parlava l'assessore, di questo ci scusiamo, una proposta di modifica che ricordo non è un emendamento perché dal nuovo regolamento le risoluzioni non vengono più sottoposte a modifica in consiglio, ma fino al momento di votazione, questo perché abbiamo ricevuto una disposizione del segretariato, se ben ricordate, con l'ultimo regolamento. Fino al momento della votazione in consiglio i proponenti possono riservarsi, diciamo, la facoltà di modificare l'atto. Per questo motivo è stata consegnata una modifica, infatti era stata consegnata, lo vedrete, abbiamo fatto le fotocopie sotto in forma di emendamenti e proprio di questo discutevamo con i proponenti per far capire che non ci sono più emendamenti e votazioni, ma l'atto può essere modificato in qualsiasi momento fino al momento di votazione. Tutti i proponenti sono d'accordo, abbiamo fatto fare le copie, così capiamo come è modificato l'atto che andiamo a votare. Poi chiaramente lascerò la parola al relatore in modo che possa spiegare meglio in che cosa consiste la modifica. Se tutti avete preso copia... Ah, non l'avete... Allora aspettiamo un attimo, sta arrivando... Stanno arrivando le fotocopie, un attimo perché le abbiamo richieste, sì? È lenta la fotocopiatrice, sì. Penso che possiamo aspettare un minuto che torni... Presidente, ci scusi, richiamo al regolamento, ma è sospesa la seduta o no? Possiamo considerarla, se volete sospesa, io pensavo che Lello fosse più veloce, in realtà è qui, la fotocopiatrice è lentissima, io ho richiesto di fare una decina di copie perché è giusto che prima che si discuta l'atto, ma se volete possiamo in ogni caso cominciare con la ah, eccolo, perfetto, quindi non sospendiamo, abbiamo le fotocopie. Ognuno è pregato, chi è interessato, immagino che il relatore e i proponenti sappiano di che si tratta, quindi... Lasciamo le copie agli altri, non ne abbiamo chieste moltissime. Perfetto. Trattasi quindi non di emendamenti votabili in aula, ma di modifiche precedenti alla votazione. E non le leggerò io, le farò leggere direttamente dal relatore. Io vorrei cominciare, se tutti prendete copia per favore, vorrei iniziare la discussione dell'atto. Avete tutti copia? Sono due modifiche. Benissimo. Allora, iniziamo la discussione sull'atto, lascerei la parola al relatore sull'atto, chi vuole? Benissimo, consigliere Guido. Grazie Presidente. Accesso, sì.
Allora, oggi portiamo in discussione al Consiglio Municipale una risoluzione con oggetto ricerca fondi, avvio lavori di messa in sicurezza e apertura strutture della Biblioteca Raffaello. La Biblioteca Raffaello, come sappiamo, fa parte del circuito delle istituzioni biblioteche e centri culturali di Roma, è sita di fianco al terminal della Lagnina ed è uno dei fari periferici delle biblioteche di Roma che interessa il nostro territorio. Quell'altro è la Casa dei Bimbi, su cui insiste un atto sempre di questo Consiglio della fine del 2016. Quindi, coerentemente con quanto ci siamo detti già nell'anno passato, stiamo andando avanti. L'altra biblioteca che manca e che sempre pertiene al nostro territorio è la Mandela, che è più centrale perché sta su Via La Spezia, e in futuro ci sarà e anch'essa interessata da un intervento consiliare. Allora, essenzialmente la Biblioteca Raffaello, leggo quattro righe del premesso che, perché dà un quadro chiaro della situazione. La Biblioteca Raffaello necessita di ampliare i propri spazi onde garantire una maggiore fruizione da parte dell'utenza sempre crescente, soprattutto di carattere universitario, vista anche la vicinanza con l'Università di Tor Vergata, ma anche di carattere globalizzante e multietnico. Infatti la Biblioteca Raffaello è davvero un punto cruciale di coesione sociale e di integrazione sociale, non solo per quanto riguarda l'età, degli utenti, ma anche per la multietnicità che riguarda, per l'appunto la presenza degli stessi all'interno della biblioteca, e quindi è davvero un punto fondamentale per della nostra politica di inclusione sociale e oltre che dal punto di vista culturale, naturalmente. La Biblioteca Raffaello presenta ingenti criticità dal punto di vista strutturale, infatti allo stato attuale è aperto all'utenza, quindi al pubblico, solamente il piano rialzato, mentre risulta chiuso il piano superiore, poiché manca una scala che funge anche da uscita in linea con la normativa antincendio, e quindi allo stato attuale risulta chiuso. C'è un'ala sottostante, quindi sottoterra, cosiddetta ala del custode, c'è il giardino da mettere in sicurezza e il parcheggio esterno della biblioteca è senza illuminazione, che insiste anche sull'area della biblioteca, ma non pertiene, e qui entro nella modifica stessa dell'atto, c'è la biblioteca, c'è la cosiddetta palestra, che è sita di fianco all'ex succursale della ERZ. E vado subito alla modifica. Questa modifica, senza che la leggo, anche perché in realtà tutti i consiglieri interessati hanno ricevuto il testo, la spiego in tre parole, è che quest'area, sebbene pertenga all'area della biblioteca, non è di proprietà della biblioteca, ma è di proprietà del Comune di Roma. Quindi, siccome nel risolve c'è scritto di interessare la sindaca e la giunta capitolina a ricercare i fondi necessari per la messa in sicurezza in modo tale da garantire l'operatività da parte delle biblioteche per fare per appunto queste messe in sicurezza, in realtà, non essendo di proprietà di biblioteche ma del comune, è il comune che per l'ambiente palestra si deve direttamente interessare, e quindi questo è un quadro, perché abbiamo controllato al catasto, e quindi la cosiddetta palestra risulta intestata al Comune di Roma per fini culturali ma non alla biblioteca, anche se lo spazio è il medesimo. Ora, detto questo, essenzialmente noi chiediamo un impegno forte alla giunta e al sindaco, alla giunta comunale e al sindaco, di trovare questi fondi, perché sono necessari, perché si sta formando in realtà anche un caso sociale, poiché l'area che interessa per appunto la palestra ma anche la succursale della ERZ, lì vi sono gravi criticità dal punto di vista sociale, nonché igienico-sanitario, poiché sono degli stabili anche interessati attualmente da occupazioni che portano considerevole degrado intorno all'area, e ciò ne va anche della funzione ambientale, quindi c'è dei rifiuti e ultimamente anche dei topi in presenza massiccia nella biblioteca stessa.
è per questo motivo che ho appena esplicato. Quindi il carattere è davvero di urgenza, bisogna intervenire. Per concludere dico che la responsabile della Biblioteca Raffaello è intervenuta in Commissione Lavori Pubblici, in cui ci ha spiegato la situazione. La Commissione, devo dire, e in questo ha lavorato molto bene, ha accolto questo richiamo di aiuto. Ovviamente non è prettamente nostra la competenza, ma è più comunale, per questo come parte municipale e come territorio, come amministrazione di prossimità, con questo atto di risoluzione intendiamo spingere il Comune e ad agire immediatamente in questo ambito. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Consigliere Giuliano. Volevo chiedere, Presidente, scusi, avendo, sì, avendo adesso preso quindi questa modifica, ma così tanto per sicurezza, la modifica viene fatta dopo il risolve e quindi tutti gli altri punti rimangono? Si rimane tutto, tranne quella che cosa risolve. Punto 5. No, il punto? Sì, perché la proprietà cambia la competenza, non è più di biblioteca, ma è del Comune. Ok, e quindi si cambia solo l'intestazione sotto risolve, quindi di impegnare il sindaco è? Sì. Abbiamo tolto necessari? Tra virgolette, cioè i fondi necessari, la parola necessari. Allora, questo è il concetto. Posso rispondere direttamente? Sì. Allora, sulla parte aggiunta di impegnare il sindaco, eccetera, va in calce e all'attuale risolve. Quindi si è aggiunta, quindi rimane tutto quello che c'è adesso, tranne il punto 5, che viene integrato nel punto successivo che è per la funzione. Sì. Sì. C'è questa parte qua, si aggiunge qua sotto. Sì, e quella prima si toglie. Si toglie il punto 5 e si aggiunge nell'altro impegna che andrà messo sotto tutto il testo che è preesistente. Ah, quindi questo impegna va sotto. Va sotto. Quindi aggiunge sotto. E sotto, come si dice? Cioè ci saranno due impegni. Quello che c'è prima. Sì. Aggiungiamo anche questo. È un ulteriore che c'è capoverso di impegno. Cioè noi impegniamo due volte. Bene, allora ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Sì, consigliera Biondo. Sì, grazie Presidente, ringrazio il consigliere Guido perché insomma abbiamo anche condiviso un percorso rispetto alla riqualificazione di questa biblioteca, quindi non possiamo che trovarci d'accordo. Vorrei però un chiarimento, diciamo, di metodo, perché sicuramente insomma la Biblioteca Raffaello è una delle biblioteche più, anche perché ne abbiamo molte poche nel nostro municipio, più vissute, che come diceva chi mi ha preceduto, oltre a svolgere un ruolo dal punto di vista culturale, sono un luogo di aggregazione e di riferimento per tutto il quartiere. Però la domanda che mi pongo anche a seguito dell'atto presentato al secondo punto all'ordine del giorno è perché su alcune cose, e ad esempio su questo atto io mi trovo molto d'accordo, abbiamo il coraggio di discutere in commissione, di arrivare a delle decisioni condivise e di portare gli atti in consiglio, mentre su altre questioni, come ci ha dimostrato prima l'assessore, ci viene comunicato en passant in municipio che ci verranno comunicate delle decisioni, come quelle di mettere dei soldi a bilancio su alcuni mercati piuttosto che altri. Ora sicuramente le scelte saranno legittime e anche giuste, però a noi ci piacerebbe condividere le cose in commissione prima di saperle per una mera comunicazione di un assessore. In questo caso secondo me il lavoro è stato fatto in modo appropriato e positivo, vorrei che questa metodologia fosse applicata a tutte le questioni di rilevanza del nostro municipio. Grazie. Io lo chiedo un'ultima volta, se possiamo attenerci ogni volta che stiamo votando qualcosa alla cosa che stiamo votando, sarebbe cosa sana e giusta. Ci sono interventi sul... Sì, allora prima c'è il consigliere Ciancio, poi lei consigliere Toti. E poi lei consigliere Toti, certo. Allora. Vai un minuto, no, vai. Allora, a chiarimento delle cose, perché
prima di entrare vorrei capire meglio quello che vogliamo fare, perché a parte che insomma si condivide, risolve, leggendo naturalmente la risoluzione, risolve di impegnare il sindaco e la giunta a favorire la ricerca dei fondi necessari. Questo rimane? E vai giù. Rimane questo? Sì. No, voglio capire meglio, perché poi, ecco, ad esempio, scendendo nella varie cose, dice ristrutturazione, quindi la palestra, questo viene abrogato, e lo dobbiamo dire, perché sennò che facciamo? Non lo dobbiamo dire. Cioè questo chiarimento è necessario. Allora, penso che ci sia assolutamente bisogno di un chiarimento sulla modifica. Siamo... quindi o si fa in aula o si sospende 5 minuti per chiarire. Siamo perché altrimenti ci sono delle incomprensioni e non si vota un atto in maniera. Allora, chiedo, sì, io sono d'accordo con lei. In modo sì, che sì, si sì, io sono d'accordo con lei. Siamo d'accordo anche noi, grazie. Sì, sospensione di 5 minuti immagino che saranno più che necessari per capire come si modifica l'atto. Posto? Presidente, la cosa che hanno per maggiore chiarezza, siccome questo viene considerato un ulteriore capolavoro, sì. Allora di impegnare altresì, quindi un altresì qui che fa sì che questo ha maggior chiarimento. Ma è un certo. Suggerimento che ancora non sì, hanno? Sì, l'hanno concordato, siglato. Perfetto, perfetto, ottimo, sì, così si capisce che sono perfetto. Due punti. Bastava poco. Allora, se prendete posto, per favore, continuiamo. Consigliere Carloni, tutto chiarito? Perfetto. Allora, a questo punto direi che possiamo capire se procedere alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio? Sì, lei rilegga pure tranquillamente. Ah, allora guardi, io l'ho richiesto apposta perché... Allora, siccome quando parlo io le lega pure, io sono un consigliere... No, la smetta, la smetta. Posso chiedere scusa di aver dimenticato il suo intervento? Io ho richiesto, lei era purtroppo impegnato in conversazione, ho chiesto, c'erano altri interventi? Mi è stato detto no e io stavo andando a dichiarazione di voto, se nessuno mi risponde io posso anche dimenticare una cosa, però magari chi ha interesse potrebbe ricordare che si era segnato. Allora tranquillamente un consigliere Ciancio. E sull'atto che naturalmente quando si tratta di scuola io ringrazio il presidente della commissione e tutti i componenti della commissione, discutiamo ma nell'interesse generale di portare a casa qualche risultato. Proprio per questo, al netto di quello che devo leggere alla fine, magari non è inutile ripeterlo, vorrei ricordare a questa aula, a questi consiglieri, che c'ho qualcosa che non va a proposito dei fondi, che mi piacerebbe chiarezza. Lavori pubblici vuol dire che noi interveniamo con lavori pubblici dentro la biblioteca, per cui sono fondi importanti che vanno alla cultura e quindi è un ambito che noi... Per favore, consigliere Guido, poi magari chiarirà. Nell'ambito della scuola i lavori pubblici intervengono dappertutto e quindi ringrazio il comparto lavori pubblici. Io vorrei chiarezza dal punto di vista delle somme disponibili attraverso delle schede SAP che ogni presidente può portare in commissione per avere chiarezza, non per altro. Nel 2016, con molto sforzo, molto sacrificio, nel bilancio sono stati dati 1 milione di euro in più a ogni municipio. Questo nel 2016, di cui questo consiglio, su emendamento da noi proposto, ha diviso, e vorrei che questa storia venisse fuori attraverso le schede SAP, quindi che facessimo una commissione scuola, una commissione lavori pubblici in cui questi due capitoli, che poi sono stati giustamente divisi, sono stati divisi in 500.000 euro per la ristrutturazione di locali pubblici e 500.000 euro per le strade. Quindi adesso nell'impegna di cui abbiamo audito responsabile,
c'è prontezza di farli questi lavori, impegna il sindaco e la giunta a favorire la ricerca di fondi al fine di ristrutturare la cosiddetta palestra e di mettere in sicurezza l'area circostante onde garantire la fruibilità della stessa ai cittadini e di ricercare fondi per l'avvio di lavori soprattutto per la biblioteca che dovrebbe essere fatta al piano. Cioè, noi ci vogliamo mettere in condizione di avere certezze su quello che è un bilancio derivato, dove le somme non possono essere mosse. Io ho tirato giù dal bilancio della Presidente che ha esposto sul sito, cioè non è che la Presidente è molto chiara alla Lozzi quando espone il bilancio, nel bilancio c'è una paginetta dedicata a tutti gli interventi che devono essere fatti. E naturalmente da questi numeri poi per sottrazione si può capire quanto è rimasto. Da quello che emerge dalla lettura che faccio io del documento di bilancio, mi risulta che dovrebbero rimanere circa 300.000 euro di quei 500.000 euro. Non vorrei che all'insaputa invece di quest'Aula dette somme fossero state spostate per fare via Furio Camillo, Giulia Agricola e via Alba Longa. Questa roba non la sappiamo, quindi io vorrei saperlo in consiglio, perché io fortemente ritengo che le somme per la biblioteca devono essere trovate. Quindi questa roba in commissione deve venire fuori, perché altrimenti ci siamo ritrovati alla fine di tutto, dopo il bilancio approvato nel 2016, dove 850.000 euro sono spesi per le strade, giustamente una scelta, e invece 251.000 euro si spendono e sono andati in gara già per le scuole. Di questa luna, a fronte di questa chiarezza che avrei voluto apportare in commissione attraverso documenti di bilancio, documenti correnti, precisi, dove il dirigente e l'ufficio tecnico portano in commissione e dicono allo stato dell'arte questo è il piatto, sta piangendo e noi vogliamo chiedere in assesto di bilancio una nuova cifra che è questa che serve per fare giustamente la biblioteca. Questo metodo dobbiamo ancora acquisirlo, già l'ho chiesto in commissione e lo richiedo in aula, ma in aula continuo a dire che sino a quando naturalmente non si risolve il problema, anzi doveva essere già risolto dopo due lettere inoltrate al segretariato generale, la questione della legittimità della giunta, noi possiamo chiedere poco o nulla e il PD non vota nessun atto. Grazie. Allora, intanto vorrei fare una precisazione, perché è giusto, visto che viene sempre ripetuto questo argomento, credo che sia il caso di ricordare, perché io ho già verificato con l'ufficio consiglio, la risposta al segretariato a una domanda che non era stata fatta solamente dal PD ma dalla stessa Presidente Lozzi, ha ottenuto una risposta a suo tempo ed è stata girata anche alla consigliera Vitrotti. E certo, si rimetteranno, però voglio dire, è errato dire che non ci sono risposte, visto che il segretariato ha risposto. No, io lo sto dicendo da protocollo, poi voglio dire, il segretariato... Sì, siamo d'accordo. Se vogliamo aprire il tema del protocollo, io penso che non convenga, dato che abbiamo mandato una lettera che non è mai uscita da questo luogo. Quindi stiamo accusando qualcuno che non è stata mai inviata? Il protocollo, sì. Bene. Mi scusi, Presidente, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, infatti, andiamo avanti con la discussione. Sì, infatti, stiamo andando... Non è che stiamo qua a fare i circhi. Presidente, di non infilare il dito nella piaga su queste cose, dato che ha una figura di garanzia e dovrebbe avere come unico obiettivo della giornata portare avanti i lavori. Proprio per questo sto dicendo, visto che si ribatte sempre sulla stessa cosa e visto che avevo dato incarico all'ufficio consiglio di inviare la risposta, mi sembra strano ad oggi vedere che risposte non ce ne sono. Tutto qui, e quindi si ritorna sempre sullo stesso argomento quando le risposte del segretariato sono già state ricevute. Quindi andiamo avanti con la discussione e quindi ripeto che la prossima volta che ci sarà una discussione su questo argomento, veramente io oggi chiudo
Sospendo il consiglio perché non è pensabile sempre dover ritornare su un argomento che non è all'ordine del giorno. Allora, vorrei invece che si rispondesse, mi sembra di aver capito che ci sono delle domande, quindi non lo so, qualcuno si sente benissimo, si vuole intervenire? Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Gentili consiglieri, vorrei ricordare che la Commissione Scuola, Commissione Quinta in genere, non è la Commissione Bilancio e l'obiettivo della Commissione consigliari sono quelli di approfondire temi per poter permettere ai consiglieri di acquisire tutte le informazioni necessarie per poter dare indicazioni politiche, prendere decisioni, assumersi degli impegni verso i cittadini nella direzione di migliorare la condizione di vita della comunità, migliorare i servizi, eccetera, eccetera. Allora io sinceramente riguardo all'obiezione che ho sentito rimango stupito perché noi con questo atto stiamo impegnando sindaco e giunta a ricercare dei fondi perché le attività, i lavori da farsi sono di loro competenza, non sono di competenza municipale. Noi abbiamo decine, se non centinaia di segnalazioni, di lavori, di interventi giustamente richiesti a più voce da pregressi dal 2011, 12, 13, 14, 15 e 16 di problemi che si reiterano nel Scusate, tempo. Forse è un mio problema, ma sento veramente troppo vocio, non riesco. E noi adesso chiediamo di trovare i fondi nel nostro municipio per fare qualcosa che non è di nostra competenza. Io rimango allibito, per cui termino anche qui l'intervento perché non penso che meriti altro tempo. Non sono lavori di nostra competenza e chiediamo che, nel senso che non competono a questo municipio farli, questo non significa che noi non ci impegniamo come sforzo di questo consiglio nel portare all'attenzione, come giusto che sia, le problematiche, ma non possiamo sinceramente, non mi sento sinceramente come Commissione Quinta di poter spingere all'utilizzo di fondi municipali per competenze che sono del comune e delle biblioteche. Tuttavia sono assolutamente d'accordo che si debba agire, però signori l'impegno e l'indicazione, l'indirizzo è nell'affrontare le problematiche, ce l'abbiamo messa, abbiamo invitato le biblioteche di Roma, abbiamo comunque profuso il nostro sforzo, il nostro impegno personale nel partecipare, nell'accogliere, nel sentire queste richieste, però le priorità sono priorità. Detto questo, io mi auguro che tutti siano concordi in questo modo di procedere per evitare che le tantissime problematiche di nostra diretta competenza non vengano disattese. Grazie. Sono altri interventi, consigliere Toti? Sì, volevo dire che è importante perciò, proprio perché la competenza, e noi richiamiamone risolve il sindaco e la giunta capitolina, appunto ci sia un impegno forte da parte di questa presidenza, della nostra presidente, perché poi questo nostro risolve riesca a dare risultati per una biblioteca che si trova certamente, come hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, in una fase di forte insufficienza. Proprio perché l'aumento degli spazi è assolutamente necessario, io ho visto anche misure necessarie per favorire l'accesso ai disabili, il discorso della casa del custode, tutte cose importanti che voglio dire devono essere fatti pure con una certa urgenza proprio per lo stato di grossa precarietà nel quale vive questa biblioteca importante, che vede anche la presenza molto eterogenea e importante. Perciò
necessario che rispetto a questo ci sia un impegno forte, proprio perché le motivazioni sono importanti, un impegno forte da parte di questa maggioranza e da parte di questa giunta, perché appunto questa risoluzione veda un risultato il primo possibile. Ultimo, sì. No, cioè ancora siamo in discussione, quindi a chiusura potrei lasciare al relatore, però se ci sono altri interventi io... Dichiarazione. Allora, consigliere Guido. Sì, grazie Presidente. Solo per chiarire che la Commissione Quinta non c'entra assolutamente nulla. Cioè si parla del mondo qua quando gli argomenti sono specifici. E vabbè, cioè si è parlato di bilanci derivati, si è parlato di schede di bilancio. Cioè io vorrei che fosse chiaro che queste sono tutte competenze comunali che riguardano il bilancio comunale, ma noi stiamo chiedendo la ricerca di fondi al sindaco, cioè che cifre dobbiamo dobbiamo parlare. Noi semplicemente indirizziamo politicamente per risolvere un problema che è sociale e che è culturale, ma che si risolvono con la messa in sicurezza strutturale, per questo la Commissione Lavori Pubblici. Ma cioè, non essendo competenza nostra, di che stiamo parlando? Quindi cioè, io vorrei che ci fosse anche un po' di serietà in quest'Aula, grazie. Dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto, consigliere Carlone. Oh, per quanto riguarda la serietà, presumo che ce ne sia tanta parte, anche da parte nostra. E io non faccio parte della Commissione, però condivido appieno l'atto. E quindi si è proposto quella piccola rettifica, però mi piacerebbe poi sapere pure se è stata fatta un'indagine conoscitiva per sapere pure quanti fondi bisogna chiedere al sindaco, perché se il sindaco riceve l'impegno fondi, naturalmente si vorrebbe anche fare una stima per quanto riguarda tutti i lavori da fare, su quanto deve essere speso per mettere a norma e dare un senso a tutta quanta questa risoluzione. Quindi da parte nostra, come Fratelli d'Italia, siamo favorevoli alla risoluzione. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Biondo. Mi dispiace disturbare questo consiglio, ma non sarà il consigliere Ciancio a leggere la sua dichiarazione, tocca a me, così cambiamo faccia e voce e magari vi disturbiamo anche un po' meno rispetto a quello che sembra ogni volta che interveniamo. L'intenzione dell'atto ci trova concordi, però appunto avremmo voluto discutere meglio la questione relativa ai fondi, come dice il consigliere Carlone, perché come sappiamo quando poi le proposte dei municipi arrivano in consiglio comunale già è tanto se vengono considerate, chiaramente più aleatorie sono e più vengono lasciate nei cassetti, e quindi questa è una cosa che dobbiamo discutere. Tuttavia, come sapete, noi non possiamo partecipare alla votazione e anzi speriamo, anche a seguito della discussione che ci sarà domani, che questa questione della apparente illegittimità di questa giunta venga risolta, perché quando la Presidente del Consiglio ci dice che anche il municipio secondo guidato dal PD ha questo problema, questa cosa non ci consola affatto, anzi ci sembra un'ammissione di colpa quasi ingenua, perché dire che anche qualcun altro è legittimo significa ammettere l'illegittimità della propria giunta. Quindi su questo io vi inviterei ad una riflessione, fino a che questa questione non sarà risolta e la giunta del settimo municipio non rispetterà lo statuto di Roma Capitale, noi non parteciperemo alla votazione. Una precisazione, non ho mai detto che questa giunta è illegittima, quindi per favore non mi si mettano in bocca cose che non ho mai detto. Per me è legittima questa, è legittima quella del secondo, assolutamente, visto che lo statuto recita di norma. E quindi sapete ben voi cosa significa la norma. Ricordo che ci sono state giunte che avevano
con lo stesso statuto una giunta tutta al maschile. Quindi sono già state fatte richieste negli anni, sono già state fatte battaglie. Mi stupisce che sia qualcuno che le battaglie magari l'ha fatta in questo momento a dimenticare che una battaglia nazionale di questo livello è stata proposta e votata dal PD in Parlamento. Quindi adesso io questo, a parte questo, perché la legge dello Stato è stata proposta e approvata dal PD in Parlamento ed è valida nel resto d'Italia, quindi si sta semplicemente cercando di riportare lo Statuto di Roma Capitale, che è un'eccezione sul suolo italiano, nei limiti della legge. Io vorrei rispondere. Mi è stato attribuito un pensiero che non ho, quindi voglio esplicitare il mio pensiero. Quando la consigliera Biondo mi mette in bocca parole di colpevolezza, di dire siamo illegittimi noi perché sono illegittimi gli altri, io vorrei rispondere, perché per me è legittima la seconda, il secondo municipio a una giunta del tutto legittima, come del tutto legittima la giunta di questo municipio. Si esprimerà il segretariato, si esprimerà chi vuole, anche l'avvocatura. Io gradirei magari anche interventi dell'avvocatura, perché no? Così magari chiariamo meglio. Però che in quest'aula vengano messe in bocca al presidente delle cose che non ha detto, io penso che sia una cosa veramente intollerabile. Penso che sia una cosa veramente intollerabile di cui ci si dovrebbe vergognare. Immagino che i video potranno ben chiarire quello che era stato detto. Come pensa di punirmi, no? Perché se no, io non penso allora di punirla, io penso che sia punita già da sola. Io penso che sia punita già da sola, veramente. Io chiedo. Sì, consigliera Biondo, lei con le sue sceneggiate, guardi, veramente da bambina, io andrei avanti. Però prego la prossima volta di non mettere in bocca a nessuno, e specialmente a me, cose che non sono state dette. Grazie. Che era illegittima? L'ha detto come termine di paragone, similitudine. Ho detto, no, la prego, parlerai in video. Presidente, andiamo avanti, andiamo avanti. Presidente, questa pantomima da teatro, basta, andiamo avanti con l'atto, stiamo parlando dell'atto, grazie. Allora, allora Ciancio fuori, è già la seconda o terza volta che la richiamo, Ciancio fuori. Grazie. Il secondo richiamo? Articolo 56 del regolamento. Leggetevelo, Ciancio fuori, devo chiamare le forze dell'ordine per mandarlo fuori o esce da solo? Mamma mia, Ciancio fuori, questo è 3. Ciancio fuori. Articolo 56, i consiglieri possono essere allontanati qualora richiamati più di una volta. Ha richiamato, mamma mia, certo. Almeno 3-4 volte. Sì. L'ha richiamata, più volte. Quindi. E questa è la quarta, Ciancio fuori. No, non voglio arrestarla, non faccia. Io la prego. Io penso che queste sceneggiate. La finisce, per favore, ve lo portate fuori. Non si può lavorare in questo modo. Ma allora, loro non possono entrare in aula, però il consigliere deve uscire. In questi 5 minuti l'ho già richiamata 4 volte. 5. Ma si può con queste sceneggiate? Ma si può con queste sceneggiate ogni volta? Ma si può con queste sceneggiate ogni volta? Si può con queste sceneggiate ogni volta? L'accusa di aver detto cose che non sono state dette, ben si sa. L'accusa ogni volta, cioè il modo di parlare sopra gli altri quando gli altri stanno parlando, e sono sempre le stesse persone che lo fanno. Consigliere Ciancio sta parlando in questo momento sopra di me. Vuole dire che non è vero? Ma lei mi sta parlando sopra, deve aspettare che io finisco e poi parla. Allora io penso, per favore, per il bene di tutti, che dobbiamo concludere la discussione sull'atto, che è una cosa seria, e magari le sceneggiate, le facce ai muri. Ci tenevo solo a precisare, visto che mi era stata fatta un'accusa grave, che io non ho mai dichiarato illegittima nessuna giunta, e questo vorrei che fosse chiaro a tutto il mondo, nel secondo, nel settimo, perché questo mi è stato detto che ho detto e questo io ribadisco che non ho detto. Quindi detto questo, il resto non mi interessa, vorrei andare avanti con la discussione sull'atto, che è una cosa molto più seria.
questi teatrini magari li facciamo nei club privati, non li facciamo qui dentro. Io vorrei rispetto dell'aula. Possiamo andare avanti? Ci sono dichiarazioni di voto? Mi scusi Presidente, però a questo punto io chiedo l'attuazione dell'articolo 56, ovvero l'allontanamento Guardi, del consigliere Candigliota. Io siamo vorrei qui proprio per questo, mi consigliere Candigliota, io vorrei per il bene di tutto, visto che di tutti, visto che teatrini ne sono stati fatti e oggi veramente si è toccato il fondo in maniera indecente, io vorrei un attimo di calma e concludere la cosa più importante per cui stiamo qui, un atto che serve ai cittadini, non gli show che servono a qualcuno, ok? Grazie. Allora, andiamo avanti con le dichiarazioni di voto. Consigliere Toti. Sì, senz'altro a favore, mi sembra che tutti i gruppi del Consiglio si sono espressi in questo modo. Io dico che però non basta solo votare a favore, è chiaro che questa è una risoluzione che impegna il sindaco e la giunta comunale, è importante, appunto la sta facendo la maggioranza, noi la condividiamo, però è importante che non rimane risolve ma poi si tramuti in realtà con un impegno forte da parte della Presidente del Municipio a livello di giunta comunale, perché ecco, si possa arrivare indipendentemente dal discorso delle schede o di altre cose. Questa è una decisione che deve prendere la giunta e, come ho detto nel passato, quando ci sono cose importanti la presidenza del municipio, la giunta del municipio si deve far rispettare e con forza deve portare avanti, in modo che poi ci sia una risposta importante per i cittadini del nostro municipio. Perciò io voto a favore di questa risoluzione. Azioni di voto? Consigliere Guido. Grazie Presidente, sono contento che arriviamo alla dichiarazione di voto. Noi naturalmente siamo favorevoli, era giusto per rispondere. Il municipio dà un indirizzo politico, serve a questo l'atto risolutivo. La parte tecnica dei costi eccetera aspetta naturalmente la Biblioteca di Roma, che dispone di un proprio ufficio tecnico che è adibito proprio a fare queste cose qua. Quindi noi diamo la voce del territorio e affinché la cosa si faccia. Poi sarà compito della giunta comunale andare ad approfondire questi costi, con i tecnici di biblioteche e con l'assessore c'è bilancio competente. Grazie. Passiamo quindi alla votazione, credo che sono state, ci sono dichiarazioni di voto? No. Benissimo, favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, l'atto è stato approvato con 16 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto e non partecipano al voto i consiglieri Ciancio, Biondo e Gugliotta. Quindi l'atto viene approvato. Presidente, scusi, pur presenti in aula è sempre una dicitura che lasciate a verbale come era tempo sì, fa. Sì, okay. Sì, assolutamente. Assolutamente sì, e passiamo all'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi. Vi ricordo che c'erano dei verbali da approvare, erano quelli numero 10 e 11 del Consiglio del Municipio del 23 e del 28 marzo, che sono stati disponibili nell'ufficio consiglio per visione dei consiglieri. Detto questo, direi che possiamo concludere la seduta di oggi. 10.55, cosa sono? 10.50, io non... 10.50.